A Star Vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamerT800, e oggi, ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Z Kakarot. Rieccoci qua, ragazzi, con il nostro caro Gohan. Siamo qui ancora alle pianure centrali e nello scorso episodio siamo andati a fare prima una missione secondaria per la strega Baba, che si chiamava Futuro Fumoso, e ragazzi, appunto, abbiamo prima difeso la strega Baba da due roboteschi, quindi siamo andati a fare la prima battaglia con il nostro Gohan ragazzino e abbiamo battuto molto molto facilmente questi roboteschi, e poi, ragazzi, siamo andati a parlare con la strega Baba, che in sostanza ha predetto con la sua sfera magica il futuro del nostro caro Gohan, e ha detto a Gohan che appunto il suo futuro sarà pieno di difficoltà. Ovviamente Gohan si è spaventato, è rimasto anche un po' male, e ragazzi, appunto, la nostra strega Baba ha detto anche che c'è della speranza alla fine di questo tunnel pieno di difficoltà. Dopodiché ha anche predetto l'arrivo di due sfere, ovvero le sfere dei Saiyan, appunto, le due navicelle dei Saiyan che arriveranno a breve. Quindi, ragazzi, roba epica. Dopodiché abbiamo concluso la missione, abbiamo avuto un sacco di ricompense e abbiamo donato i doni che abbiamo avuto ai vari personaggi che abbiamo negli emblemi anima. Quindi siamo andati a donare tutti questi regali che abbiamo avuto e, ragazzi, dopodiché siamo andati a fare la missione della storia principale, in cui appunto il nostro caro Gohan si è scontrato con Junior, e, ragazzi, abbiamo dovuto fare questa battaglia davvero epica e abbiamo battuto, diciamo, Junior in allenamento. Dopodiché Gohan ha fatto delle domande un po' fastidiose a Junior riguardo al fatto che Junior adesso è buono e non è più come appunto il grande mago piccolo, e quindi appunto a Junior hanno dato fastidio queste domande che Gohan stava facendo. Dopodiché, ragazzi, abbiamo visto che il nostro caro Goku ha fatto dei progressi sul pianeta di Rekkaio imparando finalmente la sfera Genki-Dama. Infatti ha utilizzato la sfera Genki-Dama assorbita, diciamo, nella mano per distruggere un blocco di mattoni che Rekkaio gli ha lanciato. Quindi, ragazzi, anche Goku sta facendo progressi. Peccato che non possiamo utilizzare Goku per fare l'allenamento lì, appunto, sul pianeta di Rekkaio. Sarebbe stato epico, purtroppo va così, ragazzi. Stiamo utilizzando Gohan Junior, Gohan e Junior, ma Goku niente ancora, quindi purtroppo, ragazzi, le cose stanno andando così. E poi, ragazzi, infine abbiamo visto che Gohan non vuole stare più qui sotto gli allenamenti di Junior. Dice che sono molto pesanti, ha paura di morire di fame o di stanchezza per gli enormi allenamenti e tutto il resto, quindi ha deciso praticamente di fregare Junior e andare a casa di Goku, quindi scappare da dove siamo adesso. Infatti qui dice: vai verso casa di Goku dalla mappa del mondo. Quindi, se vi faccio vedere sulla mappa, ragazzi, non c'è nessuna missione, né secondaria e né primaria. Quindi dobbiamo fare con triangolo: vai alla mappa del mondo. Ecco qua, ragazzi, noi ci troviamo qui alle pianure centrali, palude di Blake. Dobbiamo andare qui perché c'è la missione da fare. Guardate, ragazzi, c'è appunto il segnalino rosso: casa di Goku, montagne sud orientali. Quindi ci dobbiamo spostare qui con Gohan. Facciamo conferma, raggiungere casa di Goku in montagne sud orientali. Facciamo sì. Ovviamente, ragazzi, ci andiamo, ovviamente. Quindi, lo scorso episodio è stato davvero epico, mi è piaciuto un sacco, e adesso, appunto, Gohan si vuole un attimino allontanare da Junior, ma credo che Junior lo raggiungerà subito, perché di certo non lo lascia scappare via, e è una speranza in più per quanto riguarda poi lo scontro con i due Saiyan. Mamma mia, ragazzi, non vedo l'ora di arrivare, appunto, all'arrivo dei Saiyan. Sicuramente sarà tutto epico. Ok, Gohan è qui, dice: chissà come sta la mamma. Facciamo avanti. Perfetto, vediamo che succede. Oh, ragazzi, perfetto. Ok, libertà, è ora di fare una pausa, smetti di allenarti e sgattaiola a casa, perfetto. Ragazzi, siamo nella dimora, se non sbaglio, di Yamcha. Eh sì, ragazzi, mi sa di sì, perché se facciamo tasto centrale, siamo sì alle montagne sudorientali, è ovvio, però siamo qui. Cosa ci dice? Vediamo.
nascondiglio di Yamcha. E sì ragazzi, siamo proprio qui, fantastico. Infatti riconoscevo il posto dai colori e dalle forme. Assurdo raga, intanto prendiamo qualche sfera Z qui. Perfetto. Qui ci vive qualcuno, chissà se è in casa. Oddio ragazzi, merda, mi sa che c'è qualcuno che ci insegue. Qualche roboteschio sicuramente. Mamma mia, sti cavolo di roboteschi ragazzi, ogni cavolo di volta. Che poi tra l'altro sono gli unici nemici che ci sono qui praticamente. E bisogna sconfiggerli ogni cavolo di volta. Sono sempre ogni volta degli altri robot che arrivano. Ok, prendiamo qualche sfera Z ragazzi, visto che ci siamo. Ok, perfetto, prendiamo un bel po' di sfere Z ragazzi, intanto che arriviamo a casa di Goku. Casa di Gohan anche, di Kiki. Ok ragazzi, eccoci qua, là c'è la casa di Goku con la missione, perfetto, avviciniamoci. Eccoci qua, vediamo che succede. Oh, Gohan scende, arriva verso casa. Ehi, non ci siamo già visti? Ah, c'è ragazzi Pual, il gatto che parla appunto, che si può anche trasformare, il gatto di Yamcha. Facciamo, avanti. Dici? Avanti. Ci sono, sei il figlio di Goku, vero? Eh sì ragazzi, a quanto pare sì, Gohan è il figlio di Goku. Avanti. Oh sì, sono Gohan, sei un amico del mio papà? Beh certo che lo è, è voglia ragazzi. Esatto, abbiamo vissuto delle grandi avventure insieme. Ok. Wow. Specialista di trasformazioni Pual. Eh sì ragazzi, dicevo bene che si trasforma, me lo ricordo bene questo personaggio. Io sono Pual, Goku non ti ha mai parlato di me? No, mai. Peccato, povero gattino. Tipico di Goku. Eh sì, sicuramente, preso da altre faccende, da altre cose, allenamenti e combattimenti, non ha mai parlato, appunto, a Gohan di Pual. Ma di sicuro ti ha raccontato di Yamcha, vero? No, mai sento... Ok, si blocca Gohan. Ovviamente sì, fantastico! Risponde lui, Pual, così ragazzi, finisce la frase di Gohan. Che ci fai qui? Ah, giusto! E infatti non ci ha detto il perché, è qui. Sto preparando un piatto per Yamcha, e qui si trovano gli ingredienti migliori. Ah, ok, ecco perché. Ok, ora si capisce il perché è qui. Sarà meglio che torni al lavoro, mi servono ancora delle cosette. Ok. Perfetto, non è meglio che ti sbrighi, quindi? Certo! Ok, se ne va Pual? Tutto questo parlare di cibo mi ha messo fame. A posto. Siamo a posto. Chiederò alla mamma di prepararmi qualcosa. Un panino alla carne sarà perfetto. No, dice Pual. Che succede? Oddio, no, ancora. I roboteschi, raga. Fermatevi. Con l'aura rossa, tra l'altro. Perché? Che sta succedendo? Ok. Nemici pericolosi. Gli avversari più ostici, chiamati nemici pericolosi, hanno delle inquietanti aure scarlatte, cioè rosse, quindi ok, ecco perché, e sono molto più potenti dei normali avversari. Mamma mia ragazzi, porca miseria. Affrontali a tuo rischio e pericolo. Quindi, qui nella foto ad esempio c'è il Cyberman con appunto l'aura rossa davvero assurda. E qui abbiamo invece da battere i roboteschi, due con l'aura rossa. Quindi spero di farcela. Facciamo, avanti. Ok ragazzi, porca miseria. Questi sono difficilissimi allora, da battere. Attenzione, facciamo Masenko, vai. Ok ragazzi, livello 6, porca miseria. Allora, è abbastanza difficile. Ok, facciamo così. Togliamoci. Ok. Attenzione raga, mamma mia. Quindi sarà difficile a quanto pare. Masenko, vai. Prendilo in pieno. E ragazzi, sarà una bella battaglia comunque. Abbastanza interessante direi. Attenzione, vai. Vai Gohan. Botta al corpo. Perfetto, distrutto. Ok ragazzi, perfetto, perfetto. Attenzione, attenzione, noi siamo di livello 5 tra l'altro. Botta al corpo. Eh no, devo avvicinarmi ovviamente. Dai, non è questa gran cosa ragazzi. Dai, non è questa gran cosa. Vai Gohan, vai. Caricati al massimo, vai. Sì ragazzi, fantastico. Vai Gohan. Masenko. Dai Masenko. Vai, fallo, fallo 3 miliardi di volte, perfetto. Fine, oscuro presagio. Esperienza ottenuta, grado S. Perfetto, trofeo guadagnato tra l'altro. Come fa a esistere un individuo così malvagio? Dice Gohan.
Avanti. Potrei imbattermi di nuovo in loro, ma la prossima volta sarò preparato. Ok. Tutto mal ridotto, Gohan col vestito un po' strappato. Sporco, comunque. Pual dice, non so come ringraziarti. Ok. Lo abbiamo salvato. Certo che sei proprio forte, Gohan. Eh già, eh già. Io tra l'altro questa parte, ragazzi, in cui Gohan appunto distruggeva i roboteschi all'inizio di Z, io questa parte non me la ricordo, quindi immagino sia una storia extra, una storia in più che sinceramente mi piace. Quindi ok, facciamo, avanti. Dici sul serio? Non te ne rendi conto? Mi ricordi Goku quando vinse il torneo mondiale. Ok, capito. Io, come papà, sono davvero così forte? E Gohan, ragazzi, è una persona abbastanza umile. E quindi rimane anche lui un po' scioccato di questo. Avanti. Ma certo, è anche coraggioso. Tale padre, tale figlio. Quanti complimenti a Gohan. Non ho potuto fare niente contro quei mostri. Sono proprio inutile. Ma no, Pual, dai, povero. Ma non sei scappato, giusto? Yamcha si sta allenando molto. Il minimo che possa fare è preparargli da mangiare. Ok. Inoltre, Yamcha dice sempre che grazie a me riesce a dare il 100%, per questo non posso deluderlo. Ok, ok, capito. Fantastico, allora. Tutti si stanno impegnando molto, pensa Gohan tra sé e sé, infatti si è sentita la voce con l'eco nella mente. Avanti. Ah, ma è tardissimo, devo tornare a mettermi ai fornelli. Ok, infatti fai presto, cavolo. Yamcha minimo è rimasto senza mangiare. Avanti. Grazie dell'aiuto, Gohan, ci si vede in giro. Perfetto, perfetto. Lo rivedremo sicuramente. Oh, emblema anima di Pual. Emblemi anima ottenuti, perfetto. Avanti. Perfetto, raga, perfetto. Gohan non parla, rimane senza parole. Piccolo e severo, ma mi sta rendendo più forte. Ok, sta ragionando, ragazzi, Gohan, sta facendo un pensiero. Credo che continuerò ancora un pochino. Ok, quindi con Junior, infatti. Quindi sicuramente adesso ci ripensa e torna da Junior, immagino questo, da quello che sta dicendo. Avanti. Ok. E quindi adesso? Diventerò forte come papà e il signor Piccolo. Così proteggerò te e tutti quanti. Ma perché lo chiama signor Piccolo? È strano come nome. Avanti. Ah, Junior lo stava seguendo. Ok, ragazzi, quindi Junior ha visto tutto, fantastico. Ricompensa e storia, esperienza 484. Avanti. Perfetto, ragazzi, perfetto. Comparsa di nemici pericolosi. Ora potrai incontrare nemici pericolosi in tutto il mondo. Sconfiggendoli otterrai sfere Z rare e altri oggetti speciali rari. Man mano che sconfiggi nemici pericolosi, ne appariranno nuovi ancora più potenti. Quindi fantastico. Più forte è un nemico, migliore sarà la ricompensa, ovviamente. Ma affrontali solo se pensi di essere all'altezza. Perfetto. Intanto con Gohan ci siamo riusciti tranquillamente, anche se loro, i nemici, appunto, erano di livello 6 e noi eravamo di livello 5, però ce l'abbiamo fatta comunque. Facciamo, avanti, vediamo che succede. Se non fosse stato per Piccolo, ora non sarei così forte. Ok, c'è stato un effetto stranissimo. Libertà, vai verso la palude di Blake dalla mappa del mondo, ok. Tra l'altro, aumento di livello, siamo arrivati a livello 6 con Gohan, ragazzi, ok. Tra l'altro, ogni tanto ho notato che ci sono questi lag del gioco, sono proprio lag del gioco, ad esempio quando iniziano le battaglie o quando appaiono i nomi delle missioni, non lo so, ragazzi, da cosa dipende, comunque ci sono questi lag nel gioco ogni tanto, purtroppo li dobbiamo sopportare. Quindi facciamo tasto centrale, ragazzi, e vediamo un po' se c'è qualcosa qui. No, dobbiamo tornare alla mappa del mondo, triangolo. E ragazzi, torniamo alla palude di Blake, perché qui dice è apparso un nemico pericoloso. E c'è anche la missione qui, ragazzi, come vedete. Quindi torniamo subito qua, facciamo conferma. Raggiungere palude di Blake in pianure centrali. Sì, ragazzi, ovviamente. Ci andiamo subito e vediamo che cosa sta accadendo. Se c'è la missione della storia principale da fare e c'è anche questo nemico misterioso. Eccoci qua, ragazzi. Gohan passa e dice, eh? Oddio, si è fermato vicino alla torre del Fiocco Rosso, dove c'era anche Ottone all'interno, cioè questa
parte, ragazzi, diciamo, questa zona ce l'hanno fatta vedere praticamente nella prima serie di Dragon Ball, quindi fantastico vedere questa torre qui. Ci sono dei roboteschi lì, li vedo chiaramente. Facciamo avanti. Che cos'è? Dice Gohan. Ehi, quel marchio, se non sbaglio mio padre me ne ha parlato molto tempo fa, il fiocco rosso, ragazzi, il Red Ribbon. Avanti. Credo che sia il simbolo dell'esercito del Red Ribbon. Avanti. Pensavo che fosse una storia chiusa, ma a quanto pare alcune delle loro strutture sono ancora in piedi. Infatti. Vediamo, raga, mamma mia. Scommetto che quei robot sono programmati per proteggere gli edifici. Infatti ce ne sono tre, due blu di roboteschi e uno classico nero e marroncino. Avanti. Non mi dire che ci dobbiamo scontrare nuovamente con questi qui. Allora, distruggere le basi. Allora, ora sul campo appariranno delle basi. Distruggile usando i colpi dell'aura per ottenere oggetti. Ovviamente le basi saranno circondate da nemici, quindi tieni d'occhio i dintorni mentre li attacchi. Avanti. Perfetto, ragazzi. L'intraprendenza di Gohan. Vai al campo d'allenamento e mostra la tua potenza a Junior, credo. No, la tua forza a Piccolo. Vabbè, la tua potenza a Junior è la stessa cosa. Ragazzi, facciamo L2 e dobbiamo fare quadrato, quindi proviamo così. Ecco, vedete ragazzi, la vita sta scendendo, la vita della torre. Oddio, distrutta ragazzi, guardate. Casca proprio, casca sottoterra. Oddio ragazzi, fantastico, fantastico. Quindi ce l'abbiamo fatta. Facciamo tasto centrale e vediamo un po' ragazzi. Oddio, sono apparse un sacco di icone sulla mappa, quelle rosse indicano i nemici pericolosi, quindi i nemici quelli lì con l'aura rossa un po' più forti, che saranno sicuramente sempre i roboteschi. E poi ragazzi abbiamo anche le basi nemiche, che sono le torri, eccole qua, ce ne sono tantissime sulla mappa. Le icone come vedete lampeggiano e quindi sicuramente poi bisogna andare anche a distruggere queste, queste torri, sconfiggere i nemici. Ragazzi, vedremo un po' che cosa fare, magari vi porto un episodio in cui andiamo a distruggere queste basi e tutto il resto, sarebbe interessante. E ragazzi, abbiamo da fare anche la missione della storia principale, missioni secondarie non ne vedo. Qui dice l'intraprendenza di Gohan, ok. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare, credo, un altro allenamento. Vai al campo d'allenamento e mostra la tua forza a Piccolo, abbiamo detto. Quindi ragazzi, torniamo di qua, in questa direzione. Ok, scansiamo i nemici e andiamo verso la missione, ragazzi. Voglio capire che cosa succede. Velocemente andiamo alla missione, perfetto. Mamma mia, che atterraggio. Porca miseria. Qui c'è Junior, incazzato un po'. Gohan pauroso. Piccolo, io... Fatti sotto, dice Piccolo. Mamma mia, ragazzi, proprio subito. Mamma mia, manca il tempo di parlare, subito. Fatti sotto. Avanti. Cosa? Attaccami come se volessi uccidermi. Avanti, non volevi diventare forte come me e tuo padre? Quello è l'obiettivo, sì. Il nostro Gohan coraggioso dice sì, e quindi è pronto alla battaglia. Facciamo avanti. Vediamo ragazzi, la battaglia, attenzione. Attenzione. Oh, parte subito Junior, ragazzi. Facciamo qualche combo prima, così. Ma Senko subitissimo, ragazzi, mamma mia. Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, ragazzi. Andiamo contro Junior, facciamo botta al corpo. Spostiamoci immediatamente da qui. Vabbè, vedete, ragazzi, è forte Junior. Ok. Dai, facciamo così. Oddio, comportamento strano. Ci dobbiamo togliere di solito quando è così. Dai, forza, 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 Gohan, riprenditi. Dai, 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 forza, vediamo. Masenko, all'improvviso, sì, cavolo. Mi vado a ricaricare, ragazzi, al massimo, vediamo. Ok, vai, Gohan. Masenko, prendilo 10.000 volte adesso. Vai, vai. Sento Gohan che dice Masenko, Masenko, Masenko. Attenzione, raga. Vai, 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 Gohan! Ragazzi, oddio! Questa cosa non è mai successa! Oddio, non ho fatto l'attacco a seguire, ma ragazzi, sarebbe stato epico! Questo non lo sapevo, vi giuro! Vi giuro, raga, assurdo, assurdo! In mezzo alle montagne l'abbiamo buttato! Vai! Facciamo così!
Vabbè, ovviamente, ragazzi, Junior fortissimo, ma ce la stiamo cavando comunque. Attenzione. Vai, 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 Gohan, vai. Botta meteorica. La devo fare da vicino, però. Attenzione, facciamo botta meteorica. Oddio, ragazzi, attenzione, attacca a seguire, vai. Bravissimo Gohan, ragazzi, ha sconfitto Junior, esperienza ottenuta, grado S, aumento di livello, tutti insieme, poi non si capisce nulla. Ogni volta, finalmente inizia a mostrare dei miglioramenti, ragazzino. Anzi, che dice? Gohan. Grazie, signor Piccolo, ancora signor Piccolo lo chiama. Wow, mia madre darebbe di matto se mi vedesse così. Beh, sicuramente Kiki impazzirebbe. Di certo, ragazzi. Allora ti serviranno dei vestiti nuovi. Ok, mi ricordo sta parte. Sì, ragazzi! Sì! Ma questi? Sono gli stessi vestiti di Junior. Beh, ti crea problemi? No, per niente. Grazie, signor Piccolo. Fantastico, raga, fantastico. Dei nuovi abiti? Oh, attenzione raga. Gohan contro Piccolo, Gohan contro Piccolo, grado S, totale S. Avanti. Perfetto raga. Mamma mia. Ricompensa e storia. Un testo sacro di arti marziali, una bussola di bronzo, una proteina, un grembiule di seta, un piercing costoso. Quindi abbiamo anche i piercing qui in questo gioco, non lo sapevo ragazzi. Tra l'altro vale 2 stelle. Facciamo avanti. Vediamo che succede adesso. Ok, trascorse altro tempo, quindi la storia ci viene raccontata con queste schermate. Avanti. Il giorno dell'arrivo dei Saiyan si avvicinava sempre di più, quindi oddio ragazzi, interessantissimo. Avanti. Ok, pianeta di Rekkaio, che succede? Goku si starà ancora allenando? Dunque, il gran giorno sta arrivando, domani i Saiyan arriveranno sulla Terra. Oddio, oddio raga. Che succede? Ah, oh no, che stupido! Cosa? Che succede? Dice Goku. Non ho calcolato il tempo che impiegherai a ripercorrere la strada del serpentone. Giusto. Presto, mettimi una mano sulla schiena e di' ai tuoi amici di farti resuscitare con le sfere del drago. Cavolo, che problema. Subito! Mi ricordo sta cosa, ragazzi, uguale, uguale all'anime. Porca miseria. Vieni, Shenron! Quindi hanno già tutte e sette le sfere del drago. C'è Bulma, c'è il maestro Muten, c'è Pual. Ok raga, perfetto. C'è Shenron, fantastico lui, immenso ogni volta che appare. Oh, perfetto, perfetto. L'aureola è scomparsa, sei stato resuscitato. Va adesso, presto. Sì, grazie di tutto Rekkaio. Dai, dai, adesso deve ripercorrere tutto il serpentone. Porca miseria. Le navicelle raga, le navicelle. E così giunse il giorno fatidico. Attenzione raga. Arrivano i Saiyan, porca miseria. Ok. Ricompensa e storia, esperienza Goku, 143.468. Un sacco di punti esperienza. Mamma mia, raga. Facciamo avanti. Ok, che succede adesso? Oddio, raga! Oddio! Oddio! Arrivano i Saiyan sulla Terra! Le navicelle, ragazzi, porca miseria. Porca miseria. Oddio, Vegeta, Nappa, fantastico raga, sono arrivati, mitici loro, mitici, perfetto, perfetto, la battaglia contro i due Saiyan, perfetto raga, perfetto, passiamo a quest'altra saga, ecco, ok, perfetto, così questa è la Terra, mica male, dice Vegeta, Nappa. Che ne dici di dare un salutino a questa spazzatura? Oddio, povere persone che sono lì però. La sua mossa ragazzi! Mamma mia, la tempesta che crea lui con alzando le dita, guardate! L'esplosione che crea ragazzi! Mamma mia, dall'universo si vede, da fuori alla Terra, dall'atmosfera diciamo si vede. Oddio raga, che casino. Prima di tutto scopriamo chi ha il livello di potenza più alto, così facendo probabilmente troveremo l'assassino di Radish. Beh, sicuramente. O magari il figlio di Kakarot. Eh sì, raga. Ah, trovato. Andiamo a divertirci un po', Nappa. Perfetto. Dai raga, mamma mia, i Saiyan sono qui finalmente, sono arrivati. E adesso? Una grande potenza si avvicina, dice Gohan. Devo avvertire il signor Piccolo.
Ok ragazzi, ricompense storia, esperienza Gohan 912. Avanti. Ok, esperienza piccolo 10.161, tantissimo. Avanti. Aumento di livello, livello 7 Gohan. Lo scontro mortale si avvicina. Corri ad avvertire Piccolo dell'enorme... credo pericolo? Dell'enorme aura che hai percepito. Ok. Quindi, raga, vediamo un attimo. Facciamo tasto centrale. Abbiamo da fare questa missione della storia principale che si chiama Lo scontro mortale si avvicina. Non so se farla già nel prossimo episodio oppure magari portarvi un episodio in cui andiamo a distruggere un po' le torri qui e a sconfiggere i nemici pericolosi. Non so ragazzi, comunque vorrei portarvi anche un episodio un po' libero dove andiamo a prendere un po' di roba e distruggiamo le torri e facciamo queste cose qua, perché per me sarebbe davvero interessante portarlo. Quindi voglio aspettare ad andare a sconfiggere i Saiyan. C'è tempo per quello, ci arriveremo comunque, è una cosa che deve arrivare per forza. E quindi noto che non ci sono missioni secondarie da fare, a parte distruggere queste, appunto, basi e distruggere nemici pericolosi. Quindi, ragazzi, diciamo che ci aspetta lo scontro con i Saiyan, quindi sarà tutto davvero epico. Ci abbiamo Junior lì, ragazzi, vedo Junior. Tra l'altro abbiamo Gohan con i vestiti, ragazzi... uguale a Junior, quindi è qui che Gohan inizia a utilizzare i vestiti così, perché appunto è un allievo di Junior e appunto ha gli stessi vestiti che proprio Junior gli ha fornito. Quindi mamma mia ragazzi, sono davvero contentissimo. Quindi ragazzi, che dire, oggi appunto un episodio davvero straordinario. Io mi sono divertito un mondo oggi. Inizialmente siamo andati con Gohan alla casa di Goku. Vicino alla casa di Goku abbiamo incontrato il gatto che si trasforma, il compagno di Yamcha, Pual. Diciamo che Gohan ha conosciuto in questo episodio, in questo momento, Pual. Prima Goku non ne aveva mai parlato di Pual a Gohan, quindi si sono conosciuti in questo episodio, il tutto è stato mitico, e dopodiché appunto Pual è stato attaccato dai roboteschi. Abbiamo distrutto questi nemici pericolosi, perché sono nemici con l'aura rossa che sono molto molto più potenti. Li abbiamo battuti senza troppa difficoltà e dopodiché ragazzi, dopo aver parlato di nuovo con Pual, Gohan si è convinto che appunto deve tornare a fare gli allenamenti con Junior. Tra l'altro Junior è stato lì per tutto il tempo e appunto ha spiato Gohan, ha visto tutto ciò che ha fatto, che ha sconfitto appunto i roboteschi e appunto si è fatto anche una risata, nel senso che è rimasto contento del fatto che Gohan ha fatto questa vicenda e alla fine si è convinto che deve tornare a fare gli allenamenti. Una volta tornato da Junior appunto alle pianure centrali, subito si sono scontrati. Abbiamo battuto Junior un'altra volta ragazzi, abbiamo fatto quella mossa eccezionale di spazzarlo via nelle montagne, quindi farlo volare in tutte le montagne, quindi assurdo proprio come nell'anime ragazzi, e mi sono divertito davvero un mondo. Poi ragazzi, una volta vinta la battaglia di allenamento contro Junior, Junior si è complimentato con Gohan perché ha aumentato la sua forza, è diventato molto molto più in gamba a combattere e gli ha fornito questi fantastici vestiti viola, appunto, proprio come i suoi, come quelli di Junior, quindi fantastico ragazzi, c'è stato anche questo piccolo cambiamento. Dopodiché ragazzi, è trascorso del tempo e abbiamo visto appunto che ci siamo ritrovati al giorno prima dell'arrivo dei Saiyan, quindi abbiamo visto che Goku aveva finalmente finito gli allenamenti sul pianeta di Rekkaio e appunto Goku attraverso Rekkaio ha avvisato Bulma, il maestro Muten e gli altri sulla Terra di farlo appunto resuscitare con le sfere del drago. Loro lo hanno fatto lì alla Kame House, è sparita ovviamente l'aureola a Goku e ovviamente Goku si è rimesso in cammino sul serpentone correndo per fare più presto possibile, e Rekkaio appunto si è ricordato che non aveva calcolato il tempo che ci avrebbe messo Goku per ripercorrere di nuovo tutto il serpentone al contrario, quindi sappiamo benissimo che poi Goku arriverà all'ultimo, verso la fine della battaglia, quindi assurdo ragazzi, proprio come nell'anime. Dopodiché ragazzi, che cosa è successo? Che appunto sono arrivate le due navicelle Saiyan, i Saiyan sono usciti, Nappa e Vegeta, e Nappa subito con la sua tempesta gigante ha distrutto un'intera città. Porca miseria raga, finalmente ci siamo, sono arrivati i cavolo dei Saiyan e sono davvero felicissimo di questo. Abbiamo anche visto che Gohan subito ha percepito queste aure dei nemici e si è subito spaventato, e adesso appunto dobbiamo correre ad avvertire Junior dell'enorme aura
che hai percepito. Questa cosa, ragazzi, non so se la faremo nel prossimo episodio o tra due episodi, perché vorrei andare a fare qualche missione secondaria, nel senso qualche cosa da fare, tipo distruggere le basi, sconfiggere i nemici pericolosi, così almeno aumentiamo un po' il livello del tutto. Quindi voglio andare a fare un po' queste cose qua e poi magari ci dedichiamo all'arrivo dei Saiyan, che sono già arrivati e appunto dobbiamo andare solamente a combatterli. Quindi ragazzi, prossimamente ne vedremo delle belle, perché appunto ormai i Saiyan sono arrivati e qui inizia il bello di questa saga. Mi raccomando, fatemi sapere la vostra su questo episodio, secondo me è stato molto divertente, molto bello. Abbiamo fatto sempre la battaglia contro i roboteschi e anche contro Junior. Siamo andati davvero benissimo in tutte e due le battaglie. Ormai, ragazzi, so combattere abbastanza bene, non dico perfettamente, ma abbastanza bene. E stiamo intanto sbloccando nuovi abiti, ad esempio per Gohan, e anche qualche nuova mossa è uscita fuori durante la battaglia contro Junior. Infatti lo abbiamo spazzato via in mezzo alle montagne, quindi tutto fantastico. E quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!